Hello, travelers. Welcome to the 4.5 special program. My name is Zach Aguilar and I voice the male traveler. Let's Trenerino, go. Vai, si comincia. Wow. Oddio. I can't believe I'm holding the key to shaking up Mondstadt's entire wine industry in my own team. Ma che bello! No, ragazzi, casa mia. The more alcohol those drunkards consume, the more sober they'll become. I wonder if it could also le pozioni e la maga. Alternatively, a strength enhancing potion. Ma era Bennett o il vedo quella voce? Ma era Bennett. Questa è su Rose. Era 20, ah, ok, giusto. Era del vino. Cos'era quel pacco? Oh, oh, oh. Bello, pasta italiana simulator. Your shipment's here. Need a bit of letting out around the middle. No, just ran into a bit of trouble. It's up to me to ma è una nuova, ma è un nuovo posto. Oddio, vediamola. Zitti, zitti, zitti. Doppia spada. Let's go, Tomato. No, raga. No, vabbè, c'ha le forbici della stilista. Non si sta capendo niente. Con Navia. Ah, no, combattono insieme semplicemente. I'd like to return my outfit. What kind of rags are you trying to sell us, huh? You didn't get bought out by my competitors, did you? Non ci ho capito niente da sto trainer, ragazzi. Welcome back, travelers. I'm sure that everyone's keen to hear more about the new version. Sì, ne vogliamo di più. Let's get on with it, then. Ok, parliamo di Shiori. Ma che carina la bambina, sembra Pucca. Ok, ah, questi attacchi a me fanno impazzire, ragazzi, con la doppia spada. Tra l'altro quella credo sia la sua, no? La 5 stelle tua, bellissima. Ma raga, ma è Keqing! Ma un'altra Keqing mi hanno messo. La ulti è particolare, non mi fa emozionare. Cioè, l'estetica non mi emoziona troppo, ma magari la funzione è forte. Vediamo, vediamo. Cioè, Keqing Geo fanno pure. Non bastava Keqing Dendro. Pure Keqing Geo. Ma allora lasciatemi stare. Una stilista fuori dal comune. Realizza i suoi abiti in maniera unica. Oltre a usare le sue lame per tagliare la stoffa, impiega un robot chiamato Tamoto. Tamoto. Il suo assistente personale di lunga data è sempre pronto ad aiutarla a creare i suoi design e a fare... Vabbè. Tamoto è fondamentale per Chiori nel mondo in cui esprime la sua speciale visione creativa del mondo. Sembra essere circondata da un'aura che dice a tutti... Questa è moda. Wow, ragazzi, ma sono io. Ok, incorpora i suoi assistenti con vestiti nel combattimento. Durante la sua abilità elementale, evoca Tamoto per attaccare i suoi avversari, ma esegue anche un colpo ascendente e infligge danni ai nemici in base al suo attacco e alla sua difesa. Ok, quindi scala attacco e difesa praticamente. Entrambe, c'è anche scritto. E la bambola fa danno. Ok, ma tenendo la premuta la skill le permette di posizionarsi e fare poi il plunge attack. Evoca un robot aggiuntivo quando Tamoto è attivo e sono presenti i costrutti di Geo sul campo. Ah, sbloccando uno dei suoi talenti è in grado di innescare effetti speciali quando usa la sua abilità. Ragazzi, è troppo veloce. Puoi cambiare personaggio con la skill. Ah, ecco, vedi? Puoi cambiare personaggio e la bambola rimane comunque in campo. Quando è nel gruppo uno dei vostri personaggi indossa un completo speciale. No, aspetta, fermi. E la velocità di movimento è aumentata. Cioè, aumenta la speed di chi ha le skin. Sto male. Ma che figata. Ok, story quest di Chiori. Capitolo della Cisoria. Ah, e c'è anche l'hangout di Lynette. Ma ragazzi, ma è il dato della verità. Se state raccogliendo manufatti o materiali di potenziamento, potreste imbattervi in più persone che vogliono usare lo stesso personaggio. Ma potete decidere il vincitore estraendo un numero casuale con il destinometro. No, raga, è tipo per fare testa a croce. Mi sento male, ma questo diventa nuovo format. Cioè, tu scegli le regole, tipo chi fa il numero più alto decide. O chi fa uno decide, capito? Una cosa del genere.
We'll have a okay! Scusate, sto urlando. Scusate che quando lo vedo mi emoziono sempre. Chiori e Itto con l'arma geo di Chiori, 5 stelle. Raga, io immagino già un bel banner army. Immagino già un bel banner army. Dove io non pullerò perché ho già l'arma di Itto, figurati. È una gioia, vabbè. Cavolo, mi sa che la voglio Chiori a sto punto. Novilette Kazua? Ragazzi, ecco, Chiori ne la pullerà nessuno. Tutti pulleranno sul secondo banner, ma raga, ma è troppo forte. Che schifo di banner, ma non è... Oh! Oh! Let me explain. A new type of banner will be available starting from nuovo banner? The Chronicled Wish. Questo banner permetterà ai viaggiatori di ottenere vari personaggi, quali Klee e Diluc. Potranno anche ricevere armi, quelle standard. Ma perché c'è Eula? Albedo, se ci saranno così tanti personaggi armi in questo banner, non sarà difficile ottenere esattamente quello che si vuole? Potete tracciare un percorso specifico. Raga, basta un solo punto destino e l'oggetto sarà garantito. No ragazzi, mi sta girando la testa. Se vuoi un personaggio 5 stelle, l'oggetto che otterrete sarà un personaggio. No, quindi puoi scegliere o personaggio o armi? Cioè, allora, aspettate, fermi tutti. Hanno messo Eula, Albedo e Klee. Una cosa da precisare: nuovi bandi includeranno soltanto personaggi 5 stelle che hanno avuto almeno 3 desideri evento e che non sono apparsi nei banner recenti. Ah, quindi cambiano. Oh mio Dio, non sto capendo niente. Ah, è vero, è regionale. Sono tutti di Mondstadt. Tranne le armi, che non c'entrano nulla. Ma ci sta l'arma. C'è l'arma di Dei e l'arma di Tinari. Oddio. Evento a Mondstadt sull'alchimia. Raga, ma guardate che bella nuova lancia, bellissima esteticamente. Stupenda. Ma poi quanto sono buone loro, scusatemi. No, mi piace troppo lo stendino con le magie, con le pozioni. È troppo bello. Bello, ok, tocca fare le pozioni. Oddio, raga, ma è complicatissimo. Ovviamente, vabbè, otteniamo primo gem, la corona. Questo è l'evento principale, praticamente. Il più lungo, il più complicato, perché è quello che ci dà la corona. Ok, parleremo con altri personaggi. Beidou, a casa. Che belle queste pozioni. Ok, prossimo evento? La teapot? No, cos'è? Gioco di carte? Gioco di carte, mi sai, cosa di Diona? The Traveler and Paimon have encountered all sorts of strange creatures during their journey. Mi sta venendo da piangere! But this time, they've decided to take some time to visit the familiar cat's tail. Ah, that makes sense, since they've been on the road for so long. There's no better way to relieve your fatigue than spending time with some cuddly cats. Lovers of Tibet, unite! To be precise, this event doesn't actually take place at the castle. Ragazzi, la miglior patch di sempre. Evento dei gattini e nuovo banner. Io non so che dire. Hanno deciso che tutti ricominceranno a giocare a Genshin. Basta. Che dire? No, ma sono troppo belli. Nuove carte per il TGC. Novilette, Charlotte, Kirara e la cicina Mage. Membri della Garda Fontaine. Ah, ok, non c'entra niente. Un evento bello. Evento cannone. Carino. È tipo pegolata. No, non proprio. Sapete quello, il panda, Bubble Panda, The Fate Potion. Ma raga, ma un sacco di cosine. Tocca ai lì di combattere. Cioè, si inventano queste lore per questi eventi che non c'entrano nulla. Vabbè, dobbiamo semplicemente combattere. Ah, quello delle foto. Ok, il famoso evento delle foto. Vabbè, è un evento già visto. Vabbè, giustamente, da tutte queste cose. Ok, ragazzi, questa è la cosa di cui abbiamo parlato nel video, nell'ultimo video.
video che ho fatto, ovvero del nuovo metodo di consiglio per il level up dei personaggi, quindi guardatevi quello, è esattamente la stessa cosa, ne abbiamo parlato già in modo approfondito. Genshin Impact per Discovery, Nature Benefit Collaboration, ma che fregno, no, con Discovery Channel, non ci posso credere, ma che fregno Cave. Bello, abbiamo finito, raga, ma mi hanno detto un sacco di cose, tutte velocemente, non ci ho capito niente.